Parto sempre dal presupposto che un allenatore deve fare tantissime scelte tutti i giorni negli allenamenti, tutti i giorni nella partita. In quel momento io, a differenza di tanti, vedo gli allenamenti. Cataldi e Parolo avevano fatto benissimo in allenamento, Luis Alberto ha stretto i denti, ha preso qualche altro antidolorifico per poter giocare. Quindi sapevo che probabilmente sarebbe stato un cambio. Poi Leva, che stava facendo benissimo con le loro ripartenze, con i loro giocatori, avevo paura, e Danilo in questi giorni mi aveva fatto vedere grandi cose. Quindi penso che siano stati bravissimi, che lavoriamo per vivere delle serate del genere. L'abbiamo voluta con forza, ottenuta e soprattutto meritata questa Supercoppa. Io faccio lo mio per la squadra, quello che lavoriamo per alzare questo titolo, e questo è l'importante, che altro titolo era qua. Tutti parlavano che era impossibile vincere questo dopo di 10 giorni fa, e l'abbiamo fatto. Penso che dobbiamo continuare con questa strada. Il mio primo trofeo in carriera, quindi sicuramente me lo porterò sempre dietro, non lo scorderò mai. Poi venire a vincere qui in Arabia contro la Juve, che sappiamo tutti che squadra di fenomeni è qualcosa di unico. L'avevamo battuta 2 settimane fa, non era facile ripetersi, invece oggi abbiamo dato tutto, perché sapevamo che il 100% non poteva bastare contro questa squadra. Erano parecchio concentrati, perché c'era un po' di un trofeo, e quindi è stato complicato, soprattutto quando hanno trovato l'1-1 a fine primo tempo. Però non so che dire, perché il gruppo soccombe a delle giornate, soccombe a degli errori tecnici.
Insomma, non so che dire, sono contentissimo perché abbiamo alzato un trofeo, abbiamo battuto secondo me una delle tre squadre più forti d'Europa. Uno da solo non può fare niente, sai, questo è una vittoria di un grande gruppo, di un lavoro di tanti anni e spero che sarà l'inizio di un lungo percorso. Godirci questo momento, questo vale per la squadra, vale per l'allenatore, vale per lo staff, vale per tutti, perché è un momento dove tutti hanno lavorato, si sono sacrificati per raggiungere questo obiettivo. È una grande soddisfazione perché abbiamo, come dire, ancora una volta dimostrato di aver surclassato la Juventus in questo momento in modo meritato, perché 3-1 la seconda volta, quindi non è un caso. È una squadra che, grazie alla regia dell'allenatore, quando ci mette la testa, ci mette il cuore, riesce a portare un sorriso a tutti i tifosi e soprattutto a dare grande soddisfazione. Dai, Danilo! Vai Dani. Mauricio.
vai, gonfio! Vai che c'è Ramos! Vai tra Ramos! Aspetta, fammi fare la...